Vacanze musicali Urbino, dal 28 agosto al 5 di settembre, corsi, concerti, incontri. Seconda edizione per questo appuntamento, siamo con il direttore artistico della manifestazione, Paolo Marzocchi. Dunque, si torna per il secondo anno, ma di fatto è una sorta di nuova partenza, Sì. perché è configurato in modo molto più articolato rispetto alla prima edizione, edizione 2009. Vogliamo dire rapidissimamente di che cosa si tratta? Si tratta di un festival, un festival sulla educazione musicale, sulla divulgazione musicale che è centrato proprio sulla dimensione didattica, no? Ma contiene tutta una serie di manifestazioni satelliti che hanno a che fare con la produzione e la ricerca, sempre in campo musicale, e non sono riservate solo ai corsisti, solo agli allievi, come era accaduto, diciamo, l'anno scorso, anche un po' per motivi diciamo, pratici, ma quest'anno si rivolge alla cittadinanza e a tutti quelli che transitano, tutti i visitatori che possono essere interessati, che passano per Urbino. Quindi ci sono concerti, conferenze, ci sono delle masterclass come per esempio quella di Andrea Corazziari che affronta il pianoforte nella musica contemporanea, che è una cosa comunque particolarmente spettacolare e secondo me potrebbe essere anche interessante per un pubblico di non musicisti, cioè affronta per esempio John Cage che trasformava il pianoforte mettendoci degli oggetti sulle corde e rendendolo uno strumento a percussione, perché lui spiegherà ai ragazzi come funziona questa cosa, trasformerà un pianoforte e eseguirà un pezzo di John Cage durante la masterclass, per cui anche questo è un evento secondo me abbastanza interessante. Corazziari insegna al Conservatorio di Parigi, per cui poi abbiamo altri concerti come il quartetto Strehler o la pianista coreana Mian, che sono musicisti attivi sulla scena internazionale, insomma, per cui l'idea è di offrire un sistema integrato di servizi che nascono per un intento formativo e educativo, però che sono rivolti, diciamo, al pubblico più ampio possibile, anche per avvicinare, dico solo questo, diciamo, il pubblico normale, che di solito ha una diffidenza tradizionale verso quelle che sono verso che, quella che è la musica classica, colta e in particolare quella contemporanea, perché c'è questa specie di timore reverenziale, oddio, non ci capisco nulla. Far capire che è una cosa accessibile dove si possono trovare emozioni, divertimento e anche nuovi stimoli, insomma, questa è un po' la base.